in questa recensione. Una tigre zoidiana. I giusti confronti. Un robot che acquisisce Kazim con le armi. Con le recensioni di Viper Toy sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, i grandi diecast. Sono le recensioni di Ecco, siamo finalmente a recensire anche il nostro Ferocious. Come però l'abbiamo sterilizzato. Questo è poco Ferocious. Come avrete visto dal video in cui abbiamo dovuto operarlo, l'abbiamo dovuto sterilizzare. Quindi. Ma è già uscito il video? Quando dove io, questo, dove io lo salvo. Dove io tra lo l'altro salvo. Ha visto che la sua tecnica è stata ormai copiata, è stata rubata la mia tecnica, quella del famosissima tecnica del ti scaldo e poi ti mazzo. La sifonata lasso. Vabbè, comunque il pezzo è stato sistemato, non ha più problemi, non si hanno dovuti ricorrere a sostituzioni da parte di Ciotete, che comunque si era dato disponibile. Non abbiamo dovuto neanche operare di forza. Che forse effettivamente avrebbe potuto danneggiare il soggetto. Grazie a appunto quello, andate a vedere il video se ve lo siete persi, e che poteva insomma infliggere una particolare incazzatura, che ovviamente in parte ci sarà perché se abbiamo dovuto operare, quindi comunque significa che un po' abbiamo dovuto smanacciare. Però guardate questo che abbiamo detto, riprende le figure di una tigre dai denti a sciabola, stile quasi Zoids, modella come design in generale, e poi come anche ben modellato le pennellature, la modernità dello sculpt di questa struttura. Non è giocattoloso, è un felino fatto a robottone. Bello. È questo il suo bello. Sì. E un po' come abbiamo visto negli altri combiner, questi che stanno uscendo adesso, non solo come dimensioni, ma anche ormai come design e qualità, asfaltano quelli che uscirono, diciamo, 4, 5, 6 anni fa. C'erano, io ho già recensito sul canale il TFC, quindi andatevelo a vedere, perché già era un discreto e buono, aveva qualche difetto di stabilità una volta combinato, ma come soggetti ai tempi era strafavoloso. Se lo mettiamo a fianco a questo, come lo faccio mettere qui, che adesso allarghi, così gli metto vicino, qua di qua, gli metterò il video dell'altro. Perfetto. Questo ha una l'avesse tirato fuori, lo tiro fuori non so. dalla sportina, una dinamica completamente clamorosa per dare ecco. Visto che lei vuole una dimensione di altri soggetti, volevo guardare altri dettagli qua sotto. Bello. Più che lo guardo, più che mi convince. Sì. Tanti. Ma questo poi tutto assieme viene una bestia. Questo mi incuriosisce tanto. Guardi, ma ancora. La grandezza di certi combiner delle scorse generazioni. Mi sbucca sempre con questa motoretta. No, per dire, questo è un soggetto particolarmente piccolo, già diciamo tra i soggetti vari. Mi sbucca il trattore. Questo è a vapore, l'ho scoperto e mi sono informato. Guardi, questa è la famosa moto a vapore che veniva utilizzata nei. Non so dove. Come si chiama? Steampunk per le Olimpiadi dell'umorismo glabro. Sì. No, voglio fare concorrenza al giornalista. Guarda, non so che non... sto peggiorando. Sì, ma voglio dire, ormai risatissima, no? Quelle erano le traduzioni di barzellette, ma più di moda. Sì, no. Almeno quelle erano carine. Appunto. Le mie proprio sono delle stronzate, vabbè. Facciamo vedere, appunto, ovviamente le gimmick che abbiamo fatto vedere questa size comparison, ovviamente. Ma ovviamente guardate come bella verniciatura con queste tampografie, come abbiamo visto in generale, quindi non solo. No, bello. Allora, comunque la verniciatura, a parte un effetto vagamente metallizzato per lato, è anche un po' opachina. E se lei soffre in particolare quel giallo pesca, come lo definisce lei, arancio pesca, albicocca. Sai che invece mi piace questo arancio qui, mi piaceva di più. Ma pensa un po'. Quello lì, presente. Peccato che se gli mettevano questa nota un po' di più di chiaro, probabilmente era troppo scuro. No, non sto dicendo quello scuro, sto dicendo questo. Questa griglia qui. Ah, questo mini. Se l'avessero fatto tutto così, è vero. Tutto di quel colore mi sarebbe piaciuto di più.
Probabilmente è metallo quello, no? No, metallo. Sicuro? Ce n'è un po', ma è tipo qua nei bei dentoni a sciabola, è nelle giunture. Beh, certo, per renderlo stabile. Qualche cosa c'è, tipo qua anche dietro, vedi queste teste qua, sì. Metallo brunito, non so quanto si vede, no? Si vede. Così. Però dà soddisfazioni, ovviamente la testa, anche questa, anche se si non molto, però la devi staccare un attimo per far torcere un po', capito? Beh, vabbè, però gira, dai. Sì. E non è... I denti sono in metallo? In metallo, sì, se vuole sentire. Non è che si punge, però è metallo. Ahia, yeah. Sì. Beh, bene. E quindi si incazza anche. Opla, invio. Ti rimangio tutto. E ovviamente, se vuole, simula anche una sorta di pistolino qua di dietro, sparante nel retro, se qualcheduno. O una telecamera per... Sì, quando fa retromarci. No, peccato per quell'arancionino. Ma lei si fissa su certe cose che lo sa solo lei. No, vabbè. Se volessimo, ha anche un bel cannone nel caso in cui... Vede che l'arancione è bello anche nel cannone, zio. Ha ragione. Zio Bonino. Però guardi che nell'ensemble finisce per non guastarmi. No, non guasta. Dicevo, un bel cannone rotabile che secondo me... Posso dire una cosa? Il cannone non deve stare così alto però. Lo so, ma più giù non... Ah no, non lo rompa, ok. Ce l'ha la torretta lui. Ah, ok. Però, vuol dire, meglio che niente per avere comunque un'arma, anche se su un felino. Vabbè. Mi si sta, ecco. Anche a livello di zampe comunque è ben posabile, quant'altro. Devo venire anche qui. Questo ovviamente non credo che serva dire che cioè fa la vela, cosa fa? Non si può, no. Si può bascolare in avanti, sì. No, non credo. Bascola tutto tranne questo. Ah, no, okay. No, peccato. Cosa volevo dire? Ecco, nel passaggio da robot già a tigre, la trasformazione, soprattutto quelli dietro, come devono girare queste gambe, contorcersi, girare, spannellare, scostruviare, così è una complicazione. La solidità non fa rompere niente, non ci sono problematiche, ma il passaggio per me è quel rognoso che ti toglie un po' il piacere, diciamo così. Quindi sfiora in altre componenti meno, sì. Sfiora le vette raggiunte dallo Z Gundam? No, okay. Né dallo Z, allora, né non mi spaventa più. E poi niente. Comunque lei lo sa che la mia vetta di incazzatura nella trasformazione per ora ce l'ha ancora il dragone. Ah, il dragone è quello famoso? Il dragone, perché alla fine lì il collo o glielo tiravi o non veniva. Ok, è vero, mi ricordo. Si ricordi, lei ogni tanto tende a obliterare. Ma io mi è rimasto impresso... Che significa mandare nell'oblitio? No, ma sa perché tiro fuori lo Z Gundam? Perché io mi divertì troppo quel giorno che lei mi chiamò disperato con il pezzo che le era rimasto in mano. Veramente lei assistì, è il pernetto. È il pernetto. La cosa mentre è, poi in realtà... Sì, poi dopo vabbè. È il pernetto che... E io lo sa che la sgridai. Le dissi, no, lei ha mosso male qua. Vabbè. Penso che i nostri amici interessino le ultime considerazioni su questo Ferocious, ovvero l'interpretazione sicuramente ad oggi migliore in assoluto che c'è della tigre anche dei Predaking. Anche l'arancione qui sulla testa è più bello. Dai, è sempre lì, No, però è bello. No, vede com'è bello qui. Forse penso che abbiano capito. Non capisco capito. Perché non abbiamo fatto il contrario. Potevano mettere qui il colorino del cazzo e tutto il resto farlo, vabbè. Vabbè. Però questo combinato deve essere tanta roba. Ma è tanta roba, e secondo me è anche scombinato. Non ha niente. Almeno anche il toro che abbiamo visto, che comunque per essere un toro era malaccio, anche il robot che adesso andremo a vedere faceva una bella sua cazzo di figura. Vero. Quindi di questi ne mancano tre. Devono uscire, giusto? Forse quattro, perché forse mi sembra che abbiamo fatto così un sesto. Addirittura. Che non c'entra un cazzo, che tra l'altro è uno scimmione. Quindi un animale anche che devo ammettere mi ispira anche molto poco. Beh, a me ispira poco perché è un scimmione o come si chiamano quelli proprio? Tipo un King Kong? Però... È l'offio. Cioè rispetto a un felino, a un falco... Beh, però la potenza dello scimmione è sempre un simbolo, no? Sì, ma a me non mi ispira. Invece a me non mi ispira per questioni estetiche o di ficcanza mascola.
ah, il sensei non gli fica perché non è fedele, non c'entra niente con okay, okay, perché l'hanno tirato fuori dal nulla. Ah, ok. Vabbè, ognuno non gli fica per i suoi ma fanno per monetizzare un po', dai, uno dice no, lì in realtà sembra, ma ancora da vedere perché non è stato visto mai in complesso, che quello lì sostituisca il dover aggiungere delle parti opzionali a sé stanti, il cosiddetto part forming, sì, 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 okay, che a molti dà fastidio, qui magari essendo che c'è un soggetto in suo che si va a combinare, quindi va a aggiungere della roba invece che farlo fare da delle parti da aggiungere sbagliate, sì, che sarebbero sbagliate senza, ok, ok, però andremo a vedere. Io mi rimetto all'impatto finale, anch'io il fatto che sia un parto o soggetto sono discorsi che mi però già così lascia presagire qualcosa di molto bello, molto molto bello, sì. Eccoci qua. Lei ha rimosso, signor Asso. Come fa a saperlo? Perché questo, oltre a essere aia, un soggetto la tigre, e lo sa che alla tigre abbiamo asportato anche le gonadi, abbiamo fatto la famosa operazione. Quindi non solo abbiamo dovuto attendere per trasformarlo, portarlo così, abbiamo dovuto anche operarlo perché aveva avuto inizialmente qualche problema che abbiamo comunque gargantulescamente superato. Beh, direi brillantemente. Brillantemente. No, abbiamo. Oh! Cioè, lei cosa si prende dei... Sì, sì, sì. Lo sanno tutti. Sì, intanto sì, ci avete visto, cari amici, avete il video che dimostrerà... Sì, 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 sì. Sa che adesso che lo rivedo ha tantissime... Bello. Mm. Tantissimi dettagli perché sul piede. Abbiamo visto, adesso voi non lo vedete, ma abbiamo visto prima la reprise del robottone Toresco, antagonista di questo, della Mastermind. Qui è la tigre, però insomma la famiglia del robottone è questa. E si nota tutta la sua piccanza, cioè vorrei dire che il fatto che con l'arrivo di questa Kang Toys tutti gli altri combiner basati per fare questo predaking praticamente scompaiano è già un dato di fatto. Sì, temo anch'io, sì, sì. Cioè, io per carità mi fa piacere, ce li ho, li terrò e mi fa piacere comparare tutto quanto, però sicuramente se uno dicesse non c'ho posto, ne devo tenere solo uno, questo spazio, sì, questo si impone e gli altri li svendete. Ma secondo lei chi l'ha percepito sarà solido, sarà abbastanza è uno di quelli che c'ha anche sì. Però del coso e soprattutto ha del metallo questo, sì, 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 piccole cose. Vabbè, piccole cose, ma ce l'ha. Ok, il problema è stato un altro. Pensi che anche appunto onorati recensori americani che insomma trasformano e recensiscono un robot o due al giorno sostanzialmente, caspita, hanno avuto a che fare anche loro con questo. Praticamente sono belli, cioè prestanti anche nelle trasformazioni, non solo tecnicamente, ma anche proprio che li maneggiano con furore. E hanno deciso di non farne più. No, gli hanno, quando c'è da andare, perché c'è da andare ad alzare e abbassare sta vita, è incastrato in una maniera che sicuramente poi dopo quando sarà il combiner sarà un braccio e quindi reggerà eventuali armi, eccetera, sarà solidissimo e come diceva lei, i suoi dubbi. Ma quando poi lo andate a scastrare... Beh, ma è facilissimo, scusi, basta scaldarlo, no? No, no, come qui no? Ho provato. Ma non col mio. È lo stesso. Per mettere a posto alcune parti, soprattutto anche per dire, solamente per tirare fuori sti cazzo di pugni dentro al braccio, quando li nascondo dentro il braccio. Okay. C'è un coso che, de giuro, le ho provate tutte, cacciaviti, dopo essermi sfaldato le mani, non usciva. Ho provato cacciaviti, taglierini, pinze, tutto, era una fatica perché sguisciava via, non riuscivo a fare per tirarlo fuori, ti spaccavi le unghie, di tutto. È stato veramente quello, assieme a tutto lo scoglionamento che c'è da fare per ribaltare tutto il casino di ribaltamento delle gambe che ha. Qui non si vede, ma glielo faccio vedere. Non si capisce. Qua di dietro tutto il ribaltamento per... È una roba... Ma è molto bello, cioè, è molto definito. No, ma... Cioè, guardate, questo non... C'è anche la coda. Io, cioè, quando riconosco che gli altri combiner ce li ho, me li tengo volentieri, hanno le loro peculiarità. Ma questo sembra il TFC, lo trovate recensito già tutto e mi è piaciuto e non lo rinnego perché... Bene. Aveva comunque tante feature come anche LED. Ah. Pur essendo un precursore dei combinati, poi è uscito anni fa, uno dei primi, quindi 7-8 anni fa. Dal culo a tutti. Bene. Questo adesso ovviamente sicuramente lo asfalterà, però veramente è stato, e tutte le cose hanno una resistenza
di nuovo, che poi magari gli fa tenere sulle braccia a livello di posarlo, cioè, però belli questi scatti, però ma sono anche, cioè, se lei prova, hanno anche una frizione, che capito, bene, meglio, molto meglio, sarà meglio, però quando lo deve trasformare è sicuro che le passano un po' di voli, ecco, quello può darsi, ma qui ci vuole, ecco, ci sta, vede subito, ci sta, anche lei sta imparando a starmi vicino, la posabilità di questo è deve ringraziare pubblicamente, è catatonica, sì, recupererò con la prossima posa, perché questa è solo una delle due armi che ha, e tra l'altro guardi, lo faccio un po' di lato così, guardi, si allunga anche, e però mi è scappato di nuovo, porco pistolone, ci sta. Wow, bello, tanto come arma da fuoco si fa già sentire, pur essendo un componente, già. Quindi non è un singolo, è già a questo, ma in più qui lo zainetto si fa sotto gli avambracci, si ingrossa un po' qui, ho capito, ma tutte le zampe dove se le mette? Già per metterle per via, sono gli artigli, no? Sono gli artigli del cose delle zampe, è una tigre. Ah, è vero che c'era. Lei parla e casca le cose. Sì, ma è lei che le sta sistemando. C'è un film che dice, è un film che fa, non so, quello che appena parla, boom, casca la roba, scappuzza la gente. Proiettatore. Ha detto lei, cioè non... No. Ma veramente io non stavo neanche guardando. Ma guardi, tutto registrato, quindi... Ok. Facca boia. Arriva. Facca boia. Bello. No, questo mi piace. Questo le finisce. No, qui c'è poco da fare. Questo qui è un combinabile, quando sarà completo sarà strepitoso. Già così, secondo me, se li mettiamo tutti uno a fianco all'altro, i soggetti singoli, sono già in fa tanta roba, dica la verità. Sì. Così in più, messo assieme, tra l'altro il prossimo è il suo amico, sa? Lei che le piacciono tanto i pennuti? Ah sì, è quello delle ali? Sì. Ah, bello. No, ma è il pennuto. L'ho già visto, no? No, ancora no. Non è quello che fornisce le ali a tutto il Lombardano? Sì, sì. Ok. E quindi... Ricordate che non somiglio a un pappagallo, che sa che i pappagalli non li tengo. Non li tengo. Guarda, adesso che me l'ha detto, il giorno che troverò un Transformer che prende le forme di pappagallo... No, ma guardi, io sono sicuro che l'unico pappagallo che mi ha cercato di rifilarmi era in quel Metal Beard. Ma guardi, adesso passerò il resto della mia vita di collezionista a cercare un soggetto pappagalluto. Grazie, amici da casa, fatemi sapere se voi conoscete... che c'è un pappagalluto, Transformers, Gundam, pigiamato, qualsiasi sia, che guardate, potrei prendere il primo pigiamato, potrebbe essere un robot pappagalluto. Adesso naturalmente io lo tirerò giù. Allora, veniamo ai voti. Qui aspetti che non ho scritto Kang Toys o Super Cazutins. Perché non l'ho scritto? Questo viene sempre da il nostro amico Showzeta, l'abbiamo detto, sì. Ma sicuramente ricordiamolo. Grazie John, sempre grazie. Va bene, lo mettiamo qua, Kang. Anche da parte mia, se c'entro poco. Ferocious, dopo l'operazione è diventato Frocious. No, si è salvato. Si è salvato? Guardi qua. Non so mica. C'è. Lei è l'esperto lì di verificare. Ma no, robodrologo. Ecco. Comunque. Vada. Allora. Comunque noi non girelliamo niente, non pesiamo niente. Lei proprio pesiamo. Più che altro perché sa cosa. Non sto per io, a parte che dopo mi vabbè, non pesiamo. Poi mi sono piaciuti i clic del... Sì, quando sente della sostanza, cliccare. E poi mi percepisco anche un pelo di metallo. No, la verniciatura è nettamente migliore. Metto a posto il gonnellino laterale sulla destra, guardandolo adesso. Ma vabbè, ma c'è il vento, si scompone anche un attimo. Vede che se non mi faceva posare il gonnellino, stava a piedi. Lei però è poco pratico, Ecco, cari amici, quindi lo potete gustare in tutta la sua possenza. Tutti i suoi particolari. Alla trasformazione mi dispiace, ma devo dare un sonoro 4. Addirittura? No. A me quando mi fanno arrabbiare così tanto, appunto per tirar fuori le bestemmie che non ho detto in anni di proferita professione e tutto quanto, vuol dire che c'è qualche cosa che... Cioè, ritorniamo al concetto, esemplare splendido, magari è un alt mod bellissimo, e anche questo robot mod dotato di armi e tutto fa una spettacolare
figura, ma il pensiero che devo mettermi a trasformarlo, vorrei, mi servono 2 settimane di ferie per riprendermi. No. Ok. Per depiatificarmi, cioè ti fa passare la voglia, non deve essere così, allora è un sonoro 4. Però come robot... Intanto da qui si vede che ha tutti gli attributi al suo posto, se lo vuoi controllare. Comunque, a livello di ecco, figura robot, non possiamo non dargli... Un 8, anche 8,5. Direi anche 8,5. Sì, perché è bello, cioè bellissimo. Questo è proprio, come robot... No, questa è una figata. Allora, non mi, sai, non dico la parte proprio estetica, non dico tecnica, sì, che mi, non mi piace troppo, non mi fa impazzire esteticamente. La ragione. La testa. Ah, la testina? La forma proprio, ah, ma non perché sia fatta male, proprio esteticamente non beh, mi piace. Vista delle più brutte, però. Ma è un po' così, un po' sì, anonima, c'è, cioè, il suo ovvio light pipe. Però è bello il light lì da dietro, eh? Sì, sì, no, si fa. A me è un po' l'arancione, mi dispiace, perché è bello sulla testa della tigre. Sì, mi pare che tigre, in generale il... È un po' troppo scialbo. Il torone l'avesse soddisfatto di più anche come colore. Forse sì. Vabbè. Vedi anche sta spada? A parte che è grossa, sì, la spada è come l'arma, è sbiadita ed è grossa. Ma dovrà essere gigantosa per il suo giusto. Io non ci pensavo. Va bene, cari amici. È ultra, cioè, se non l'avete già fatto, ve lo siete perso. Ricordate che vi perdete probabilmente i video che faccio anche sui consigli degli acquisti. Magari con la recensione arriviamo in là un po' coi tempi, ma il 99% delle volte. L'abbiamo dimostrato, ci anticipano che ci abbiamo preso, sì, specialmente io direi, sì, tipo i Weijang. Bene. Ricorda l'unico cosa che è un po' meno, a parte che a me è piaciuto, è bello, no è bello, bellissimo, però insomma, sì, va operato va un complesso questo. Comunque si becca un sonoro 8 perché ha solo la declassificazione della trasformazione, altrimenti arriva a 8,5 anche in generale. Già. Bene. Solo questa componente qui. Noi direi che ci vedremo ai prossimi soggetti, quando arriverà il Falco e quando nelle prossime video recensioni anche di Transformers vedrete degli episodi, ve lo preannuncio già qui, che ci saranno degli episodi in cui vi sbellicherete purtroppo alle spalle di noi poveri recensori. Questo mi fa crescere l'hype. Bene. Ci vediamo, non mi muoia come certi robottoni e ninaio. No, io che fatica. Dover continuamente sopportare le sue. Porca vacca. Mi sono dimenticato di spingere il rec. Porca vacca. Quindi cosa è successo? No, anche. La Carla Fracci del. La Carla Fracci, ma soprattutto che. Ha colpito ancora. Qua sprechiamo minuti come. Sembriamo alla Juve. Quando è sopra di un gol e deve fare. E deve farlo. E non recupera, sì. La prende con calma nonostante. Cioè. Allora, non l'abbiamo neanche girellate, tanto era male, neanche mi girellate. Ma tanto ci ho girato attorno io. Giusto, devo cosa tirare? Ascolti, ma interrompiamo qui, cosa voleva fare lei? Allora, o facciamo il Freedom, o facciamo iniziamo a fare il Freedom, o iniziamo a fare il Getter Drive, veda lei. Facciamo il Freedom, no, che ce l'hai già fuori, dai, ce l'hai già fuori. Questo qui è pronto per un'operazione, vero? È già pronto a 90. Sì. Sì, noi abbiamo. Lei viene nei camerini qua. I camerini di robot che si stanno preparando per la sfilata. Come al solito, avevo capito che tanto se io dicevo Jet, lei diceva Freedom, se io dicevo Freedom, lei diceva Freedom. Anche gli animali. No, abbiamo il pubblico. Gli manca la sigaretta. Questa è la posa. E mo me faccio una sigaretta. Lei tutti li mette così, lo sa, vero? Lo sa, vero? Aspetta. Guarda, è talmente impegnato che non ascolta più. Non è che non ascolto, purtroppo mi tocca ascoltare. E delle cazzate. Ma le cazzate non me le faccia anche commentare, oltre a costringermi ad ascoltare. Lei mi dica quando posso andare. È comparso Panning Tool Fast. Sì, cazzate. Vuol dire che sta smanattando troppo. Perpetto i coglioni, vabbè. Buonasera. Buonasera. Faccio una cosa, apro una, tanto lo sa che io non avevo staccato, vero?
No, sicuri. Ecco, quando apro vado piano perché io ho sempre il terrore che, no, che qualcosa tremoli in avanti. La prima cinesata in assoluto che abbiamo acquistato, allora, e lei lo acquistò grazie a me. Naie. Sì, glielo segnalai io. Allora, questo qui, allora, questa recensione, questo Mosho, lei c'era quando feci la recensione? No, allora? Non ero neanche, allora? Però glielo segnala, lei questo qui l'ho preso da Elio. Ma lei ha i suoi ricordi? Perché io le, sì, perché lei non era ancora iscritta, dice guarda che c'è una cosa, questi suoi ricordi figherrima, sì, e sì. Questo qui è veramente... È ancora ad oggi uno dei capolavori, sì, in quanto a, diciamo, classe metal build dei vari soggetti, anche se non originale, prodotti. Sa quanti lo stanno cercando e non riescono a trovarlo? Lei vuole vendere il suo? Se, guardi, a 100, 110 glielo compro. Se mi dai il suo 50, sì. No, io volevo solamente dire... Tra l'altro nel mio è posato a casa anche meglio del suo, perché porta il mega spadone gigante venendo in conto. Che però, sì, che però non lo tiene. Sa che... Sì, lo tiene. Sa che lo io... tiene. Poi se lo muovi cade, ma... Sa che io rifarei la recensione perché verrebbe meglio con me. Possiamo con chiudere. Con me la recensione. Andiamo a casa.